Parliamo di alberi perché il prossimo 20 marzo conosceremo il vincitore del premio Albero Europeo dell'anno, un concorso che coinvolge i paesi di tutta Europa e c'è anche E l'Italia. tra i finalisti di questa edizione 2024 c'è anche l'Italia con l'ulivo sardo millenario che si trova a Luras in provincia di Sassari. E allora noi per farci raccontare di più di questo imponente albero abbiamo in collegamento il sindaco di Luras, Mauro Azena. Buonasera e Buonasera a voi. Grazie per salve averci sindaco, interpellato. benvenuto. Allora, leggo che questo albero è stato chiamato, è stato definito dalle vostre parti il patriarca della natura. Ce ne parli un po'. Il patriarca perché se l'è meritato tutto questo nome, in quanto viene accreditato dalla Facoltà di Agraria di Sassari come un albero che ha circa 3.800-4.000 anni, quindi insomma un'età di tutto rispetto, diciamo. Fondamentalmente per noi è una risorsa importantissima. Siamo veramente orgogliosi di poter rappresentare l'Italia in questo contesto europeo. Quindi è stata una gran bellissima soddisfazione. Ecco, noi ovviamente stiamo vedendo le immagini di questo bellissimo ulivo, eccole qua che scorrono mentre parliamo. Le volevo chiedere, sindaco, ovviamente se vincete, immagino farete una grande festa allora, se avete già organizzato qualcosa oppure in maniera scaramantica per ora Al non pensate a nulla. momento, e se al succede ci momento non invitate, sì. abbiamo preparato niente perché insomma sappiamo che i competitor erano tanti e molto qualificati, quindi le ultime notizie ci davano probabilmente tra i primi posti, però dobbiamo aspettare il 20 marzo per avere qualche notizia in più. Naturalmente siamo comunque contenti solo per essere riusciti a partecipare. Questo è stata una gran bella cosa. Mi chiedo, sindaco, quanto è difficile prendersi cura di un albero che non è un albero e basta, l'abbiamo detto, si tratta di un monumento quasi, un monumento naturale. È un onere e un onore avere sul proprio territorio il Della natura. patriarca della natura. Sì, lei ha colpito un po' nel segno, in quanto è veramente un onore, però allo stesso tempo è un onore. Lui viene seguito costantemente dalla Facoltà di Agraria di Sassari, come l'ho detto. Piuttosto il problema più grande è riuscire a recuperare i fondi per tenerlo sempre in sicurezza. E lui, malgrado abbia una vitalità impressionante, questo ci rende veramente felici, però strutturalmente ha tutte quelle piccole difficoltà che gli anni purtroppo comportano. Quindi, come ognuno di noi avrà necessità di un bastone quando si va avanti con l'età, così è lui che piano piano dobbiamo riuscire a metterlo in sicurezza, anche se per la tipologia di albero tendenzialmente va a mettersi in sicurezza da solo perché i rami ricadono a terra e si mette in sicurezza. Probabilmente degli interventi fatti alla fine dell'Ottocento, quando vennero giù i piemontesi per tagliare legna, per fare il carbone, ci furono stati fatti degli interventi di taglio dei rami e questo a lui non hanno concesso di far ricadere la sua chioma a terra e ci sta arrivando con un po' di ritardo rispetto a un altro albero che abbiamo lì vicino, che è datato circa 2000 anni, che si è già messo in sicurezza da solo. Allora, sindaco, intanto grazie per essere stato nostro ospite a Rapporto Mondo, ma soprattutto in bocca al lupo per Grazie a il voi. Speriamo contest a lei, a tutti i suoi concittadini e all'albero che speriamo di sia l'albero rivederci dell'anno. presto, magari per festeggiare assieme di Non volevo trovare dirlo, sono queste. napoletano e sono scaramantico, ma magari sì, dai. Grazie Benissimo. mille ancora, a Grazie a presto, voi, buona arrivederci. serata e buon proseguimento.